Qui all'Hot Corner oggi sono molto felice di avere Johannes Wierix, l'ho detto bene o no? Pronunciato benissimo. Johannes Wierix, che è una delle cose più belle, tante ce ne sono, di comandante di Edoardo De Angelis. Ti piace come... Molto, sì, molto. Che esperienza è stata? Vedendo il film si vede questo collettivo, no, di uomini poi divisi, non raccontiamo troppo, ma che esperienza è stata là in mezzo? Ma una cosa hai già menzionato tu, perché è stato veramente un lavoro di gruppo, di diversi due equipaggi, ma ci siamo molto uniti come attori tutti insieme. È stato veramente un lavoro collettivo, questo è stato molto importante, molto bello, perché a volte nel periodo di riprese è stato abbastanza tosto con la pioggia anche artificiale, fuoco ma artificiale, sempre, vento, sempre eccetera. Poi acqua, sempre acqua. Esatto, ma anche nell'acqua di notte, eccetera, quindi dovevamo veramente contare l'uno sull'altro. Questo è stato importante, ma per me è stata la mia prima esperienza cinematografica, quindi io per me era tutto nuovo, quindi mi sono, per fortuna, sentito molto circondato da persone molto calde, per esempio per Francisco Favino e Johan Heldenberg, l'attore belga. Sì, sono stati per me quasi due padri. Sì, abbiamo in alcune scene, cioè Edoardo De Angelis ci ha dato una libertà veramente molto bella, perché mi sono sentito molto a mio agio, molto rispettato come attore. Cioè, diciamo che indicava la direzione e poi ti lasciava andare. Esatto, a volte facevo forse anche troppe domande, tipo sulla tecnica o dove andare. Lui, Edoardo, diceva spesso, ma fai quello che vuoi fare, esatto, e segui il tuo istinto. Beh, e così andrà questo. Bene, molto bello. Ma come sei finito tu dentro comandante? Io ho studiato a Roma, cioè non sono italiano ovviamente, ma sono belga, sono cresciuto in Olanda e ho fatto 2 anni di studi ad Anversa, in Belgio, sì, all'Accademia Nazionale lì. E poi ho deciso di fare uno scambio Erasmus, e mi piaceva lì di fare recitazioni in un'altra lingua, una lingua magari più poetica, più romantica della mia. E l'italiano era perfetto ovviamente per questo. Ho fatto un provino a Milano e a Roma, alle 2 accademie nazionali di questo paese, e mi hanno ammesso, mi hanno preso per l'Accademia Nazionale Silvio D'Amico lì, e quindi ho studiato lì. Quanti anni fa? 2018, quindi 5 anni okay, fa. E da lì in poi ho un'agenzia italiana e loro mi hanno dato l'opportunità di lavorare in Italia come adesso. E la prima volta che hai letto la sceneggiatura di Edoardo e San Veronesi, che hai pensato? Ma ho pensato, ma questo è un libro, è stato, la sceneggiatura è molto poetica, infatti le note di regia insieme alle battute sono diventato anche un libro, perché è veramente molto poetico. Ho pensato anche che magari fosse difficile di mettere sia l'umanità che anche la paura del mio personaggio in fuoco, in gioco, perché questo è difficile, penso, perché il rapporto che si cresce tra Todaro e me, il comandante italiano, è un rapporto molto caldo, quasi familiare, ma allo stesso tempo sono due nemici, quindi questo è molto... Nemici di guerra che si trovano esatto, in condizioni... peggiori. Sì. Esatto. Senti, che effetto ti ha fatto vedere il film qui a Venezia? Ma devo dire che ho pianto tutto il tempo, ma veramente 2 ore che dura il film ho pianto, perché ogni scena mi porta un ricordo molto personale o di gruppo. Abbiamo potuto improvvisare tanto, quindi è veramente un'emozione. Poi non mi sono mai visto su uno schermo così grande, quindi è veramente la prima esperienza cinematografica. E adesso c'è già qualcosa, com'è il futuro di Johannes? Sarebbe bello fare più occasioni come queste, sarebbe bellissimo. Ma devo dire che sì, dobbiamo vedere come andrà dopo l'esperienza. Intanto si parte da qui. Infatti, tra l'altro ricordiamo che il film esce il 1 novembre. Chi sono i tuoi miti attoriali? Oddio, io ammiro molto alcuni attori belgi, perché teniamo, per ora ci sono tanti film italiani anche di cui potrei parlare, ma per esempio c'è un attore che è morto più che altro pochi mesi fa, belga, Johan Leysen, che è un attore anche abbastanza famoso all'estero, ma lui è stato molto bravo, perché portava sempre una vulnerabilità e una leggerezza allo stesso tempo nella sua recitazione, e questo per me è molto importante. Benoît Poelvoorde pure è belga, no? Chi? Benoît Poelvoorde, lo dico in maniera brutale, ma... Forse viene dalla parte francofona. Di Dio esiste via Bruxelles. Sì, dovrebbe essere, sì, infatti. Sì. Lui. Però lui. Purtroppo il mio paese è molto diviso a livello cinematografico, certo. Quindi la parte francese e la parte fiamminga molto è un'altra cosa, purtroppo. È anche per questo che questo film è importante, perché parla dell'identità belga, infatti. Sì. Esatto.
Qual è il tuo film preferito? Film da isola deserta? Anzi, te la cambio. Sì, perché film da sommergibile. Ah! Adesso è interessante perché c'è un film tedesco che ha usato la stessa scenografia come noi. Ah. Che è, si chiama Das Boot. Ah, Das Boot, sì, la serie. Sì. No, oh, tu allora dici sbaglio film, quello dell'81. Il titolo, vecchio sì, film sì, esatto. Di Wolfgang Petersen. Sì, in tedesco è il nome. Sì, U-Boat. Che hanno usato la stessa scenografia. Quindi questo, sì, l'ho visto, è molto bello. Ma io ho paura dell'acqua, quindi figurati, non ho visto tanti film dell'acqua. No, è un'altra cosa. Per me è un film, per esempio, abbastanza monumentale. Per me è ovviamente la Grande Bellezza. Ah. Mio fratello è storico, lui ha scritto anche una tesi su questo film. Quindi ci siamo veramente andati in profondità di questo film. E quel film mi emoziono sempre vederlo. Sì. Ogni volta di nuovo quando lo guardo. Sì. Senti, chiudiamo con un giochetto che noi qui all'Hot Corner, anzi dopo... Oddio. Dopo devo darti la spilla. Sì. Domani mattina ti suona il telefono. Pronto, è un regista che vuole lavorare con te. Mm-hmm. Chi vorresti che fosse? Chiunque. Forse scelgo allora Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino. Sì. Sarebbe meraviglioso. Lui è forse il maestro del cinema. Sì. Beh, sicuramente Paolo Sorrentino vedrà Comandante per poi... Sarebbe bello, sì, quindi me lo auguro. Paolo, chiama Johannes che c'è il telefono sempre, anche la notte c'è il telefono. Certamente, io non dormo perché sono troppo emozionato sempre. Quindi va bene, allora aspettiamo la chiamata di Sorrentino. Grazie mille, grazie Andrea, grazie. Mille.